Oggi siamo qui nella storica sartoria napoletana di Vincenzo Canzanella. Di qui sono passati registi e costumisti di tutto il mondo, quindi per lei questo è un motivo di vero vanto e per un mestiere caro alla tradizione napoletana. Ci racconti un po'? Vabbè, ma la mia storia incomincia nel 1954, lavorando a Teatro San Carlo con Ingrid Bergman, con la regia di Rossellini e facemmo Santa Giovanna. Però io in questo periodo lavoravo presso una sartoria molto importante di Napoli che si chiamava Maria Consiglio Fashion e sono stato lì circa 30 anni. Poi dopo ho rilevato io la sartoria nel 75. È incominciato, ecco perché si chiama CTN 75, l'anno in cui è nata la sartoria. E da allora sono uscite un sacco di persone, abbiamo fatto un sacco di lavoro. Già allora, quando stavo da Maria Consiglia, abbiamo lavorato per tutti i grandi teatri, abbiamo lavorato per Teatro San Carlo, tutti i teatri, la Fenice di Venezia, il Piccolo Teatro di Milano e tutto. Invece, da quando ho messo io la sartoria, ho lavorato al Teatro dell'Opera di Pechino, che ho fatto alla Turandot, a Monte Carlo, ho fatto il Macbeth. A Helsinki, in Finlandia, ho fatto Amleto, Principe del Sogno, insomma, ho lavorato abbastanza con vari registi molto importanti e tutto quanto. Quali sono state le collaborazioni artistiche che nel corso del tempo hanno dato lustro alla sartoria? E beh, è stato gli anni dal 75, perlomeno voglio dire al 95, tutto qua, poi ho incominciato un po' a diminuire la situazione, insomma. Ma quanti costumi ci sono in questo luogo? Sono circa 15.000 costumi, si può cominciare. Ho fatto della moda che si chiamava dall'età della pietra a oggi, insomma. Ok, e ci sono prossimi lavori in programmazione? Cosa state preparando adesso? Adesso abbiamo le scuole che stiamo facendo, diciamo, tra nipponi, queste cose qua, e poi speriamo che nasce qualche cosa, si dovrebbe fare un grande lavoro e speriamo che si faccia. Quindi la tradizione della sartoria a Napoli continua. Si continua, poi ci sta mio figlio che continuerebbe anche lui, e, cioè, con la speranza che andiamo avanti. Con questi chiar di luna è meglio a essere prudenti alle situazioni. Noi ce l'auguriamo, la ringraziamo, grazie mille. Grazie a voi e buona giornata. Allora, siamo con Davide Canzanella, figlio di Vincenzo Canzanella della sartoria napoletana. La sartoria ha spalancato le porte ad un progetto molto interessante rivolto alle scuole, che affrontano l'attività con vari stage legati alla realizzazione di costumi di vario genere. Ci spieghi un po' come è organizzata questa scuola? Sì, allora noi facciamo progetti PON con le scuole, dove i ragazzi con degli stage che organizziamo imparano come realizzare i costumi teatrali. Sono progetti moda e quest'anno abbiamo fatto 7 progetti PON con altrettante scuole del territorio napoletano. In particolare abbiamo avuto il Caracciolo Salvator Rosa, il Miano, il Grandi di Sorrento, il Boccioni Palizzi di Napoli, il Galileo Ferraris di Marigliano, il Caravaggio di San Gennaro Vesuviano e il liceo artistico San Leucio di Caserta. Li ho citati tutti così. Quali sono le opportunità lavorative e professionali che si offrono a questi ragazzi? Allora, con questo stage le ragazze possono apprendere appunto come realizzare i costumi, che può essere un buon modo per entrare un domani nel mondo del lavoro, anche perché l'artigianato è importante anche come risorsa culturale. Cosa c'è in progetto al momento? Cosa stanno realizzando? Quale tipo di costume? Allora, varie scuole, tutte le scuole hanno realizzato diversi costumi che abbracciano varie epoche, sia a partire dal 1600 fino al 1800, 1700, insomma, li abbiamo realizzati varie epoche. In particolare poi c'è stata anche qualche scuola che ha realizzato degli oggetti che possono essere anche vendibili appunto sul mercato. Allora, accanto alla scuola, il 5 gennaio 2013, l'App Communication, agenzia di comunicazione e organizzazione eventi, in collaborazione con Rodotipo Italia, realizzeranno un evento culturale giù al tunnel borbonico. E in che modo la Sartoria Canzanella ha deciso di sposare questo progetto e di dare il suo contributo? Allora, innanzitutto mi piace questa idea perché valorizza il patrimonio
patrimonio culturale della città di Napoli, un progetto appunto realizzato da giovani e noi forniamo costumi teatrali proprio perché l'idea di valorizzare tutto quello che è della città di Napoli a noi ci piace. E ci può dare qualche informazione sui costumi che verranno forniti? Allora, verranno forniti dei costumi che abbracciano varie epoche, perché il tunnel borbonico appunto è stato costruito dal 1860 fino utilizzato come rifugio anche negli anni 40, e quindi saranno forniti costumi che abbracceranno queste epoche dal 1860 fino al 1970. Allora un in bocca al lupo a questo evento e alla prossima. Grazie e bocca al lupo a tutti. Ciao. Allora, quest'oggi intervistiamo le allieve del Galileo Ferraris di Marigliano che partecipano a questo progetto Ponci 5. E, cosa indossi tu? Un abito del 1866 e quest'abito è stato realizzato interamente da noi allieve con l'aiuto comunque di Mariana che è un tutor. Invece tu cosa indossi? Un abito dell'Ottocento realizzato qui in sartoria, non da noi, e lo sto provando. Ascolta, ma com'è una tipica giornata qui in sartoria? Cosa fate? Di cosa vi occupate voi? Beh, a dire la verità abbiamo comunque cucito questi abiti, quindi Mariana ci ha aiutato, ci ha motivato comunque a realizzare questi abiti, quindi ci ha indirizzato a farli. Quanto durerà questo corso? È durato un mese, il 18 finirà. E ci siamo molto divertite, oltre comunque a una bella esperienza abbiamo fatto. Vi piace la sartoria? Sì. Vivere la sartoria? Sì, tantissimo. Allora Alessandra, in che modo i tutor aziendali Vincenzo Canzanella, Davide Canzanella, Mariana Mazzitelli e lo staff sartoriale Maria Rosaria hanno contribuito a farti apprendere le tecniche circa la realizzazione del costume? Abbiamo messo in pratica le teorie studiate a scuola e abbiamo acquisito nuove tecniche sartoriali. Ok, grazie mille. Grazie a voi. Allora, siamo qui con Mariana Mazzitelli, tutor aziendale di questo progetto che coinvolge questa scuola Galileo Ferraris di Marigliano. Perfetto. In che modo si struttura il progetto, il lavoro di queste ragazze? Allora, le ragazze hanno eseguito una prima fase di orientamento in sede scolastica, seguita da me personalmente e anche dal mio collega Davide Canzanella. Poi ci siamo recati qui in sartoria, abbiamo iniziato tutta la fase di campionatura di tessuti e di studio di progettazione del fashion design, per poi passare alla fase sartoriale, realizzazione di cartamodelli, fase di steccaggi di tele e delle prime prove di tessuto sul manichin. Una volta stabilito tutta questa fase iniziale, abbiamo completato il tutto con fasi decorative, fasi di applicazione di accessori, come ad esempio in questo caso di cinture e di fichu, che sono accessori aggiuntivi ad un abito specifico, che questo siamo in un'epoca del 1866 e richiedevano questa specifica tipologia di accessori, e alla fine il risultato è stato questo, di un nostro lavoro con il mio aiuto, ma soprattutto della grande volontà che hanno dimostrato queste ragazze nel realizzare quest'abito alle prime armi. Siamo partiti da zero, ma siamo arrivati, posso dire, a mille. Ma in quanto tempo è stato realizzato questo costume bellissimo e in che modo? Allora, in linea di massima sono stati impiegati un 15-16 giorni lavorativi. E in che modo? Con tante ramanzine, qualche sorriso, qualche scherzo, e alla fine il risultato è stato ottimo. Senti, ma ci dici quali sono gli sbocchi professionali che potrebbero, insomma, coinvolgere queste ragazze? Allora, ovviamente queste sono opportunità che la nostra azienda dà a queste ragazze, e vi assicuro che non tutti danno questa grande possibilità. Prima di tutto, questi PON vanno in un curriculum che un domani loro, una volta terminata la scuola media superiore, potranno benissimamente inserire. E gli sbocchi professionali sono o per affermare la loro scelta che hanno fatto, diciamo, in una fase adolescenziale, che non sapevano ancora la sicurezza del piacere verso questo mestiere, e soprattutto lo sbocco per o continuare gli studi o proprio intraprendere una vita sartoriale da sarte, entrare in un laboratorio sartoriale e ritrovandosi un po' con un minimo di esperienza che aiuta. Grazie mille Mariana Mazzitelli. Grazie a voi, arrivederci.